What's up guys, con il vostro Day, che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei, nazionale oggi, qui per portarvi, come vi ho detto precedentemente, nel video di qualche giorno fa, facciamo un bel recapino delle classi da usare attualmente all'interno di Warzone 2. Ovviamente non sarò ripetitivo con le armi che vi ho fatto vedere in questi giorni, ne aggiungiamo anche di altre, in modo tale da avere il quadro completo e chiaramente, raga, non potete sbagliare. Ma io direi di partire subito a bomba, raga. Partiamo a bomba. Eh sì, partiamo a bomba. Dai, tenetevi forti allora. Eccola qui, prima classe, ragazzi. SO14 e Baspi. L'SO vi ho fatto vedere nel video dei grafici. L'arma più forte. Ma proprio non ha. Tecnicamente sulla carta quest'arma, raga, non ha rivali. Effettivamente sì, chi la prova, chi impara soprattutto a usare quest'arma, vi posso garantire, raga, che veramente è una roba che non ha letteralmente senso. Fortissima, devastante, incredibile. Ho fatto una bella build, l'ho provicchiata anche in questi giorni. Worka veramente molto 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 bene. Primo accessorio, Calcio Model 1957, che è un accessorio, raga, che controlla bene l'arma sia verticalmente sia orizzontalmente, calibrato in più 1,16 stabilità rinculo e più 1,32 stabilità appuntamento da fermi. Ho fatto un cambio per quest'arma per quanto riguarda l'ottica, giusto per provare. Potete anche usare l'AIMO PV4, una roba mia, ovvero l'SZ Recharge destra, che è un ottimo mirino, è praticamente identico all'AIMO PV4, niente di esageratamente diverso, anzi. Terzo accessorio, Canada 22 Bore Master, che anche qua serve ovviamente per dargli portata danno, velocità proiettile e anche per controllarla eventualmente. 0,15 stabilità rinculo in calibrazione, volata Tempus GH50 che toglie praticamente il 27% di recoil verticale dell'arma. 0,49 stabilizzazione rinculo e basta. Caricatore da 25, potete anche mettere 50 ovviamente. Appesantite un po', però se giocate a terzetti vi consiglio più di 50 colpi perché non li finite praticamente mai. Seconda armozza, appunto, il Baspi, che già ve ne ho parlato settimana scorsa, una delle top mitragliette attualmente. Vi consiglio vivamente di usare, raga, perché tiene testa a tutti adesso. Calcio, primo accessorio, Bruen Flash Franco V4, non calibrato, Slime Line Pro come ottica, sempre per un discorso che l'ottica metallica di quest'arma è imbarazzante, vomitevole. Laserone LRZ7MV, non chiedetemi perché l'arma è là in alto, ragazzi, non ho idea, non chiedetemelo minimamente. Non calibrato, Volata XRK Sandstorm, fondamentale per il recoil verticale e orizzontale dell'arma, più 0,65 stabilizzazione rinculo e ovviamente i 50 colpi. Seconda classe, ragazzuoli, un bello sniper e un bel sniper support. Partiamo subito dallo sniper, ovvero. Ma cosa c'hanno le armi? Ma perché sono così, regà? Ma cos'è? Ma che è successo? Ok, adesso è dritta. Non chiedetemi che sta succedendo, non ne ho più l'idea. Quello che vedete, ragazzi, l'FJX Imperium come sniperones, un po' modificato. In primis sull'ottica, raga, ho usato la Forge Tac Delta 4, che è un'ottica 5 di zoomata. Difatti, si sta usando molto, è carina. Come potete vedere, è più che altro è pulita, che è quello necessario. Ha una zoomata il giusto, secondo me, raga. Non è né troppo né tanto, è perfetto. E poi il mirino non è troppo grande, non è troppo piccolo, quindi perfettamente perfetto, direi. Non calibrato, laserone LZR, ovviamente per le entrate modalità mirino, volata Nil Sound, silenziatore Nil Sound 90, calibrato in più 1,17, fluidità rinculo meno 0,19, stabilità appuntamento da fermi, maniglia Keystone, raga, calibrata in più 0,58, stabilità appuntamento in marcia e più 0,28 stabilità appuntamento da fermi, raga. Perché la maniglia? Uno, perché toglie un po' di recoil, nel senso che quando sparate non vi va troppo in alto, ok? Lo mantiene l'arma abbastanza ferma. Ma la cosa più importante, faccio un video a riguardo,
toglie parecchio flinch, ok? Cosa vuol dire? Quando vi sparano con questa maniglia, vi trema poco la visuale, ok? Quindi potete sparare senza smirare. Diciamo che il concetto fondamentale è quello di questo accessorio. Munizioni, esplosivi, ragazzuoli, calibrati in meno 0,25 fluidità, rinculo e basta. Ovviamente indispensabili se volete one shottare. Seconda arma, raga, non ve ne parlo neanche troppo. Il Chimera è ancora una delle armi più forti del gioco, se non la più forte, nel corto medio raggio. Vi posso garantire che con questa, raga, non avete minimamente rivali. È imbattibile, anche perché non l'hanno ancora nerfata, raga. Io pensavo già la nerfassero in Season 3, non l'hanno ancora toccata minimamente, quindi neanche ve lo dico. Primo accessorio, VLK LRZ, ovviamente laserone per le entrate in modalità mirino. Canna 6,5 Vorpal, più 0,35 stabilità rinculo e basta. Volata SA Leveler 55, più 0,57 stabilizzazione rinculo. Caricatore da 45 colpi e impugnatura di 37, più 0,52 fluidità rinculo. Neanche ve lo dico, velocissima e ovviamente facile da usare, porco il dudu, lusso supremo. Quindi non sto qua neanche a parlarvene. Terza classe, amori miei. Partiamo subito con il Cronen Squallido, ovviamente, ragazzacci. Un'arma adesso molto in voga, sia per quanto riguarda a livello di arma automatica, sia per quanto riguarda anche il colpo singolo. Partiamo subito. SZ Recharge destra come ottica, anche qua. Canna da 22, il giusto compromesso tra la velocità proiettile, la portata, il controllo in culo e l'entrata in modalità mirino, perché con questa avete un pelo più di portata con l'ultima, ma la rallenta troppo sia in entrata in modalità mirino sia negli spostamenti, e sta cosa un po' mi deturpa parecchio. Volata Tempus GH 50, il Tempus, raga, è l'accessorio per questa categoria di arma che ha il massimo di controllo verticale del recoil. Non c'è un accessorio che controlla meglio il recoil verticale. Si parla di un 27%, tantissimo. Alla calibrazione della canna non c'è, ragazzuoli. Invece il Tempus GH 0,59 stabilizzazione rinculo. Caricatore da 30 colpi. Mettete anche 50 tranquillamente, raga. Io faccio alterno, dipende se gioco le singole, se gioco in team, comunque o 30 o 50 in base a quello che state giocando. E impugnatura Sakin, ok, con più 0,87 stabilità rinculo. L'impugnatura Sakin, che è l'impugnatura che controlla il recoil, la sbloccate utilizzando il Viboron, ok, lo vedete in alto a sinistra, è il progetto dell'arma che si sblocca con il Battle Pass. È l'unico modo per usare questa impugnatura, dovete usare il progetto, poi ve lo modificate, ma è l'unico modo. Seconda arma, ovviamente, ragazzoli, l'MP5, non potevo non portarvelo, perché anche qua stiamo parlando di un'arma che demolisce a corto raggio. Primo accessorio, calcio da 56 Factory, ok? Senza calibrazione, che controlla bene l'arma e soprattutto abbiamo una miglioria anche a livello di spostamento. Laserone LZR, canna FTCM sub da 12, calibrata in più 0,23 stabilità rinculo. Volata XRK Sandstorm, più 0,36 stabilizzazione rinculo e caricatore da 40 colpi Sium. Quarta classe, belli miei, il Ralfone mitraglione e l'Uvazenev. Partiamo dal Ralfones, mitragliettones potentissimo con un time to kill veramente indecente a livello, cioè positivamente parlando. Opticam AIMO PV4 non calibrata, canna Romeo da 16, calibrata in più 0,34 stabilità rinculo. Volata Tempus GH 50, più 0,67 stabilizzazione rinculo. FTAC Reaper come sottocanna, calibrato in più 0,46 stabilizzazione rinculo. E impugnatura Launchman TC10, più 0,58 stabilità rinculo. Accessori, raga, prettamente per controllare il recoil, perché necessita, e ovviamente così è utilizzabile per tutti. Seconda arma, l'Uvaznev, con la canna questo giro. Primo accessorio, calcio marker R7, non c'è R7, solo R7, non calibrato. Laserone FSS Ole V, canna CAS 1, 381 mm, che gli dà un bello sprint, non calibrata, ragazzi, attenzione. Questo è... in realtà gli abbassa di un pelo anche il time to kill questa canna, quindi dovete metterla.
necessariamente. Volata Lockshot KT85 calibrata in più 0.31, stabilizzazione in culo e ovviamente 45 colpi, belli miei, indispensabili. Bene ragazzuoli, ultima classe ma non per importanza, Launchman 556 e MP7. Partiamo al Launchman, ve ne ho già parlato settimana scorsa, fortissima, ve la consiglio tantissimo proprio perché ha un danno veramente esagerato per l'arma che è. Adesso poi ovviamente con tutti i buff, buff, bref, frango, nerf che ha subito, quindi AIMOP V4, canna Launchman, ralfone ovviamente, calibrato in più 0.40, stabilità rinculo, volata Arbiger D20, qua gli dobbiamo mettere un silenziatore perché dobbiamo aumentare la portata e la velocità proiettile, quindi per forza più 1, 0.4 fluidità rinculo, sottocanna FTAC Ripper 56 più 0.70 stabilizzazione rinculo, caricatore da 60 colpi. Molti raga l'altra volta mi hanno chiesto perché non hai messo l'impugnatura, raga, perché quest'arma non ha un'impugnatura per il recoil, quindi bisogna necessariamente mettere il sottocanna per stabilizzarla ulteriormente. Ultima arma ragazzuoli, l'MP7, non potevo non portarvelo perché è devastante l'MP7, è ovviamente una delle top mitragliette in the world attualmente, calcio demo RXT, fondamentale sia per gli spostamenti sia per l'entrata in modalità merino, sia per la velocità generale dell'arma, laserone VLK LRZ ovviamente per l'entrata in modalità merino, compensatore AVRT 90 più 0.62 stabilizzazione recoil, caricatore da 60 colpi e impugnatura ZLR da combattimento per dargli lo sprint finale per controllarla più 0.48 stabilità rinculo. Ragazzuoli, non ve lo dico neanche, questo è il resoconto. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutte le armi che vi ho portato oggi, porco il dud, lusso primo, perché ovviamente abbiamo fatto il recap che era doveroso fare. Adesso avete tutto quello che vi serve, in questi giorni magari le proviamo, facciamo ulteriori test e comunque sia, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ragazzuoli belli, ci vediamo domani con il prossimo video. Bella ragazzi.